Buongiorno ragazzi, benvenuti e bentornati in un nuovo video. Questa sarà una sorta di weekly perché questa settimana devo fare un sacco di cose e diciamo che è già iniziata proprio male. Se avete visto il video dell'incidente già sapete, altrimenti lo trovate sul canale. Ho avuto il mio primissimo incidente in macchina, per fortuna, e spero anche l'ultimo. Ho avuto quasi un frontale con una macchina che ha sbandato dall'altra corsia verso la mia. Ho subito registrato poi il video perché volevo proprio buttare fuori questa cosa, essendo che ovviamente faccio YouTube da tanti anni. Uno dei modi più normali per me per sfogarmi è proprio parlarne poi con voi e condividere quello che mi succede nel bene e nel male. Quindi sì, il video appunto l'ho registrato ieri e la cosa mi è successa ieri. Quindi oggi è il giorno dopo, stiamo facendo tutti i vari giri, chiamare assicurazione, avvocato, insomma, tutte quelle cose noiosissime. Il mio dito, che è l'unica cosa che appunto mi dava fastidio ieri, è ancora gonfio, mi dà ancora un po' fastidio. Si vede perché, vedete, questa zona è più scura, c'è tipo un livido e è ancora parecchio gonfio. Durante la notte mi ha cominciato anche a fare male qua. Infatti, se vedete, è anche un pochino rossa, credo uscirà un livido. E poi, come sapete, io ho le protesi al seno. Se vi siete persi questa cosa, è successo già qualche anno fa. Ieri sera sentivo, non male, a una protesi, però tutte cose strane. Io ho una protesi tonda, quindi anche se si rigira, cioè è sempre tonda, no? Capite? Ve l'avevo già spiegato che ogni tanto si incricca questa parte, quindi mi sentivo un po' quella pressione così, ho smosso un po' le cose, diciamo, e dovrebbe essere tornato tutto normale, per il resto, ecco, tutto bene. Ora sto facendo la mia skincare. Tra l'altro, sito di Yepda, come sempre, perché lo sapete che uso maggiormente i loro prodotti. Avete il 30% su tutto il sito, sia prodotti singoli, quindi risparmiate tantissimo. Sia ovviamente i set se non avete le cose oppure dovete ricomprare appunto tutto il kit, andate direttamente con quelli. Vi lascio scritto il codice qui in sovraimpressione e trovate il link sotto per andare al sito. Mi raccomando, perché mi chiedete sempre la mia routine skincare e utilizzando appunto i loro prodotti, come primo passo dovete averli, dovete andarli ad acquistare. Primo step, lo sapete, doppia detersione, che in realtà voi leggete balm struccante, detergente. Lo potete usare appunto anche per questo, quindi lo scaldo sulle mani e lo inizio a passare. Mi raccomando, non mi stancherò mai di dirlo, la doppia detersione è quella cosa che proprio vi cambia il viso e lo dovete fare anche e soprattutto quando siete struccati. E quando siete truccati passa molta meno schifezza sul viso, proprio perché avete, diciamo, lo strato di trucco che in qualche modo attutisce un po', no? Però quando siete struccati entra tutto sulla pelle. Questo con un po' d'acqua io me lo emulsiono. Poi usiamo la foam, qua come vedete è quasi finita, e questa la usiamo appunto per togliere tutto quello che è residuo oleoso. Non importa che tipo di pelle abbiate, fate sempre questi passaggi. Poi questo è il mio segreto sempre: un bel tonico idratante. Poi, visto che ho ancora un po' di imperfezioni sulla pelle, uso questo siero qui. Quindi, in base poi alle vostre esigenze, potete utilizzarli. E poi, ragazzi, questo non ve l'ho ancora fatto vedere su YouTube. Sono uscite le nuove maschere in tessuto, finalmente. Ve ne posso parlare perché quando sono stata a giugno con il team di Yepda, appunto, ce l'hanno data in anteprima. Quindi, io le sto provando da mesi e mesi e mesi. Non vedevo l'ora uscissero. Ci sono anche qui tre diverse linee. Io ne ho due adesso. Quindi, approfittatene per prendere anche queste. Io l'ho già fatta ieri, quindi non ve la faccio vedere adesso che me la metto. Finisco direttamente con la crema a giorno e poi mi raccomando, protezione solare. Sul sito trovate anche quella, quindi non avete scuse. E ovviamente non sapete le novità che dovranno uscire, che io già sto provando. Quanti segreti che devo tenere nascosti, mamma mia. E quindi eccoci qua. Se anche voi volete avere una bella pelle, sapete tutti i trucchetti, io mano a mano vi addestro. In questa pratica non avete più scuse. Tra l'altro, PS, ho recuperato il famoso santino, quello che vi dicevo di ieri che si era incastrato nello sportello. L'ho messo qui vicino al letto insieme alle altre gigantografie, giustamente. Perché sapete più che altro qual è la cosa assurda? Che nel portachiavi io avevo più di una foto loro. Cioè, non avevo solo il portachiavi di JK. Gli altri non li ho trovati. Adesso non so in quale parte della macchina fossero. Lui era l'unico che era sul finestrino. Cioè, mi giuro, non sopravvissuto. Io no, non ce la faccio. Queste cose, queste coincidenze mi fanno sbellicare. Ovviamente dopo tutti i giri, dove potevamo finire io e mia madre se non al supermercato? Non ho capito cosa stia guardando. Perché sta guardando le poche? Dovete sapere che io impazzisco quando le trovo così più piccoline, perché di solito no, sono sempre giganti. Ora non trovateci doppi sensi o cose strane. Le cucini meglio, capite? Anche io che le faccio sulla griglia, così fai prima. Ancora non ho capito cosa stia facendo. Vabbè,
Tutto ciò, stanno uscendo i biglietti del concerto di Busan che faranno al cinema. Stiamo cercando di prenderli, ma come sempre in Italia non funziona niente. Dovevo andarlo a vedere a Milano con Ross, ma casino, quindi rimarrò qui a Roma, ci vado con la Cri. Andiamo a prendere il poke. No. Piccante, tu piccante, no. Io no. Perché? Sinceramente non mi ispira. Non bevi salmone? No. A me invece mi piace il salmone. Se ti piace prenditelo, io non la mangio, sincera. Avevo preso il carrello piccolo nella speranza che mia madre non si mettesse a prendere 8 milioni di cose. Invece no, a quanto pare è ancora qui. Il carrello è quasi pieno, cioè comunque è grande, non è un carrello normale. Cioè, per il resto Cri è riuscita a prendere i biglietti. Non andiamo al The Space, ma andiamo a Luci, quindi il mio primo evento di BTS in Italia, ragazzi. Non vi ho ancora detto, mi sa, nei video che ho iniziato Alchemy of Souls, che è anche il drama un po' fondo storico, diciamo, su Netflix. Mi sta piacendo tantissimo, ovviamente è sottotitolato lingua originale, quindi lo devo seguire attentamente quando lo faccio. Qua c'è mia madre che è al telefono con il carrozziere, ovviamente. E io mi sono fatta questi raviolini, anzi no, credo siano tortelli, e ricotta e spinaci con il sugo, il mio abbinamento preferito della vita. Quindi ora ci metto parmesan e poi è pronta. Ho un mal di testa tremendo, mi sta scoppiando la testa, poi è venuta anche mia nonna per capire, no? Tra l'altro iconica questa cosa, Amarok. Io come sempre starei parlando, sì, con loro, esattamente. Iconica come cosa, perché ieri, dopo appunto l'impatto eccetera, mi ha chiamato. Poco dopo che il fatto era successo, è successo tipo alle 2.05, lei mi ha chiamato alle 2.20. Lei di solito mi chiama quando non mi vede che sono a casa, perché passa, stende i panni, insomma fa un po' di cose. Quindi ieri mi ha chiamato pensando appunto io stavo fuori tranquillamente per i cavoli miei. No, non sono a casa, ho fatto un incidente, però lei ci sente poco, quindi non aveva sentito la parte dell'incidente secondo me. Quindi mi ha detto, ah ok ok, quindi non sei a casa. Io... non hai capito, ho fatto un incidente. Lei non continuava a capire, quindi io continuavo a parlare, lei zero. Quindi a un certo punto mi fa, ah ok vabbè, quando torni a casa comunque metti dentro i panni che li ho lasciati fuori, ciao. Io vi giuro, scioccata. Comunque appunto mi metto e mi riposo un secondino. Mi prendo qualcosa per il mal di testa, perché devo comunque fare delle cose oggi. Come vi dicevo, devo fare un attimo di cernita tra la parte make up che devo mettere su Vinted e quella che, essendo usata, darò poi a amici parenti. Nel mentre, prima al supermercato ho preso un piccolo treats, quindi eccoci qua. Tra l'altro ieri sarei dovuta andare prima che succedesse il fatto anche dal commercialista, perché devo sentirlo per una cosa importante. Ora non so quando ci andrò, perché ho appena appreso la notizia che molto probabilmente al 95% la mia Betty Lou, la mia macchina, verrà rottamata, non può essere aggiustata, o meglio le parti danneggiate ovviamente, essendo tutti e quattro gli airbag, o comunque quasi tutti quelli della macchina, che è la parte che costa di più, aggiustare solo quelli supera il valore effettivo della macchina stessa, che tra l'altro io ho appena finito di pagare, giusto per dirci, per farci un'altra risata su questa situazione. Quindi è molto probabile che appunto mi verrà rottamata e mi verranno ridati i soldi della macchina e basta. Poi io lì vedrò cosa fare, però ovviamente questo periodo poi io starò senza. Per fortuna insomma c'è mia nonna che abita qui vicino, quindi ogni tanto se poi mi dovrà servire me la farò prestare. Mi dà tanto fastidio avere tutti questi problemi per una cosa che non ho fatto io. Tra l'altro vi faccio vedere questa cosa che vi sconvolgerà. Vi ricordate ovviamente la mia makeup collection, no? Questo è il decluttering. Cioè queste sono tutte le cose che adesso appunto mi devo mettere a vedere. Ma è uno scatolone gigantesco. Faccio vedere la mia mano, io non ho la mano piccola. Infatti come vedete qua non c'è più niente. Niente. Quello che ne è rimasto sono in questa sezione. Poi vabbè, ovviamente qua ci sono tutte le ciglia finte, le palettine. Però per dirvi, cioè questo l'ho liberato quasi tutto. Questo qua dei rossetti, vabbè, proprio ciao. Però cioè, capite la follia. Buongiorno. Buongiornissimo. Aspetta, ti volevo introdurre con calma. Invece niente, vabbè, vado a riprendere, no, su. Non c'è mai calma. Che me sta già smucinando nella nostra, nel nostro decluttering. No, ma io non so se si nota, ragazze, ma... No, non lo alzare, peserà 40 kg. No, io volevo dire alle ragazze... la bondè, la bondè. L'avete visto? Dobbiamo fare i video su TikTok. Allora, abbiamo Carla che prende 4 scoop. Allora, ho preso uno a pesca, uno a, a fragola, uno a banana. Ah, poi devi far vedere cosa esce, giusto? Però devi dire a banana, a fragola. Questo se ne intende lei. Comunque ragazzi, sì, abbiamo un po' da fare dei giri oggi, compreso il nutrizionista.
Okay. Che bello! Vabbè, comunque, poi non proprio aggiornato. Ieri sera alla fine sono stata in ospedale che dovevo fare ancora dei controlli al pronto soccorso. Sono stata 8 ore. Sono tornata a casa alle 2 di notte. Ho rischiato va bene di non avere più un'amica. Guarda, veramente, a momenti. No, quello credo sia nero. Però non è il mio prefe. Vabbè, te lo metti, serviamo un mascara. Comunque, è così qua noi andare al nutrizionista. E prima andare al McDonald's. È così. Ragazzi, qua è giusto così. Mangiata. È giusto. Vabbè, eccola qua. Sai con questo pensiero quante me ne sono fatte di queste mie mangiate. Infatti è quello. Vedi, che però dobbiamo provare i panini nuovi. Io sono incuriosita dai panini nuovi. Io anche. No. Allora, c'è cioè, quello pollo e avocado, io volere. Anche io. Sinceramente mi ispira. C'è anche l'offertina. Però devo essere onesta perché le cose vanno dette. Io sono già stata pure ieri al Mac, raga. Ho provato quello speck. Vabbè, e sono tre i panini comunque. Esatto, quindi per 3 giorni io devo andare. Ce certo ne Mac. Quindi ora vediamo. A parte che c'è solo quella, eccola. My selection. No. Vero. Queste sono tutte, sì, è tutta l'immaginina. No, sto offertina. Voglio tutti e due scontrini. Anzi, se mi ospita, amichetta. Ma perché? Perché se mi ospitina. Oddio, come funziona? Ah, questo. Oh, questo qua vuoi tu, no? Ok, sì. Vuoi tutto? La vuoi la salsa avocado? Che carino! Cavolo, pomodoro, bacon. Ma io te lo provo sempre. Così lo provo, ovviamente. Però devo aggiungere la maionese. Prenderò la Sprite. La situazione è che io non pensavo che nel panino ci fosse la salsa di avocado, ma pensavo che sponsor, c'era proprio vuole, l'avocado del... certo ovviamente c'è tipo guacamole, tipo uno smash. Io pensavo invece c'era proprio le fettine belle d'avocado. Là sinceramente avrei sentito tutto il gusto sotto al palato e era veramente una sensazione unica. Non mi faccio pregiudizi perché comunque dobbiamo vedere gli ingredienti e non si vedono salsa di avocado, quindi è già un po' clickbait il fatto che mi metti in avocado. Sì, mamma mia, cioè, io sono per quello. Potevano mettermi un primo guacamole, insomma, no? Poi c'è cavolo cappuccino rosso. Oh, che cavolo cappuccino. E te l'hai tolto comunque, yes. Poi pomodoro. Sì, l'ho tolto perché a me non piace amaro. Io invece amaro. No, lo proverò. Ok. Lo proverò. Certo, una dice giustamente, prendo un panino nuovo, comincio a togliere gli ingredienti. Caciocavallo. Il caciocavallo è a fettine. Siciliano dopo. E sono due fettine standard. Poi tu puoi aggiungere quante vuoi. Bacon e pollo, fondamentalmente. Cioè, ecco, è un mac chicken, ragazzi, hanno sbattuto dentro un pezzo di formaggio, un avocado. E ti dicono che ormai selection 11,30 euro, capito? Così e via e si vola. Roba che andavamo da Pippo a Tivoli, 5 euro ti davano una pagnotta intera. Era chi meglio. È questo? Non lo vabbè. No, ma io ci ho mai andato a Pippo a Tivoli. Ma arrivi in Corea, mo quando a Tivoli. Allora, siamo pronti a provare questo panino? Questo è il panino, guardate, questo è l'avocado dentro. Non ce n'è tantissimo. Però il cavolo, pensavo fosse crudo, in realtà è tipo salamoiato. Sì, così si può fare. Piccolo focus sul panino. Eccolo qua. Sotto c'è la cotolettina. Lo senti l'avocado, come lo percepisci? Buono? Buonissimo. Sì? Tu senza cavolo, quindi come... Ah, praticamente ci sta il pomodoro, eccolo qua. Guardate che bollino. Ora l'assaggio col cavoletto. Perché è rinfrescante. Dai il secondo maschio. Fa meglio. Amore, 10 davvero, Sì. Tocca. Ma senti che buona salsa. Ma anche il cavolino ci sta, lo vuoi assaggiare col cavolino? Però sono sincera, non c'è neanche niente con il McChicken. Io mi aspettavo che fosse tipo McChicken. Siamo da Teddy, che è il nostro negozio preferito di tutte queste robine. Cioè, c'è tutto, tutto. Mi serviva una ciotolina nuova, dei cagnolini per l'acqua. Penso che prenderò questa. Abbiamo fatto la visita alla dietologa, nutrizionista, come la vogliate chiamare. È andato tutto bene. Lui sembra abbastanza nella cosa. Quindi adesso è lì che se la sta cercando un contenitore da mettere nelle cassettiere. Cosa abbiamo preso? Video haul di questa giornata. Allora, a parte sono passata al negozio di animali, ho preso questi per la Nana Nicey che non riesce a mangiarli, quelli grandi. No. E poi proviamo anche questi, così è un po' freschi perché c'hanno anche le eucalipto. Cioè, capito come si trattano. Poi batterie perché mi servono, vabbè. La ciotolina nuova e gli stampini per il ghiaccio col silicone sotto per espellerli dalla confezione. Cioè, bellissimi.
ormai si comprano solo cose di una certa utilità. No, ormai tu compri solo per noi, perché sono cose inutili che non ti servono. Ma il ghiaccio mi serve, cioè, certo, adesso cosa? No. A cosa il ghiaccio adesso? A da cosa? Mettere nel caffè latte ma quando lo faccio. Ma non adesso ghiacciato. Vabbè, ma meglio portarsi avanti. Beh, perché certo, non certo fare tutto ciò? Anche tu hai ragione, baby. Comunque, cioè, guardate che bel cielo in tutto ciò. Siamo che dicevi, guardate che bel vedere. Dai, non riprendermi, basta. Ecco qua. Ringrazio mio signore, ma non ho più paura. Grazie per questa colonna sonora col tramonto. Hai detto spento. Vabbè, però è sempre attivo, perché vedi, poi non si sa mai che ti puoi perdere questo momento. C'ho parole, guarda. Guarda che bello. Ti ringrazio mio signore. No, era la seconda voce fuori campo, quindi era. Ti ringrazio mio signore, non ho più paura. Perché altro? Cioè, dai, guarda che meraviglia questa cosa che stiamo vivendo. Wow. Con questa canzone proprio esistenziale. Sì, bellissima. Eccola qua. Ora tutto mi porti a fare un bel cappuccino. A casa da me, però sì, andiamo. Sì, ci fai un tutorial. Certo, amore. Perfetto. Per la prima volta vedremo il nuovo angolino coppi. Coppi angolino. Quello andrà accoppato presto. Perché qui mi voleva tutti i sciroppi. Mi fa la dietologa, la nutrizionista. No, perché sai, io mi prendo 3 cappuccini al giorno, pieno di sciroppini. La faccia alla... Quella la ah. Vabbè, ecco, magari iniziamo da quelli. Eccolo qua. Questo è il mio. È bellissimo. A parte, ma il nuovo dove l'hai preso? Solo nel Billy. L'ho composto io in un modo no, particolare. No, è pazza. Ti ha sì. Allora avviciniamoci. Avviciniamoci. Allora, qui una macchina. KitchenAid per Nespresso. Perché io accessori solo KitchenAid, ragazze. Certo. O Nespresso. Infatti. Eccoci qua. Questo è il tuo sogno, praticamente. KitchenAid per Nespresso. Sì, questa è cioè, stata proprio la mia. È proprio il culmine. Cioè, del come tutto. Vedete, cioè, io qui sono. Ecco, ragazzi, aspetta. KitchenAid. Ma tanto. Sono stata rapida. È stato un attimo. E allora, poi qui abbiamo le cialde. Ovviamente cialde è solo un espresso, nel senso compatibile, mai. E nel... No, non è vero. Okay. Qui abbiamo le cialde classiche, okay. Ok? Qui le decaffeinate, perché ci sono ragazze comunque che non hanno bisogno o voglia di caffeina, adrenalina, certo, e caffeina. E qui ci sono le capsule del mese speciali. Ovvero, ogni mese c'è un gusto. Esatto. Wow. Questo mese ho che scelto... Nocciolo? Cos'è? Cocco. No, ti permette. Questo mese ho scelto. Oddio, c'è un lapsus perché questa è nocciola. Caramello. Ah, caramello. Okay. Ok. Perché l'altro mese c'era nocciola e. No, nocciola meglio. Scanti, caramello non salire. Mi piace. Caramello. Però abbiamo anche una scorta con vaniglia, cioccolato fondente. Ah, beh, dopo ok. Ora arriveremo. Qui c'erano i tè che sono finiti. Le capsule di tè che Maurizio ci dà ben giù. Maurizio, sei un tipo da tè? Io, sì, tè. Tè al limone. Tè al limone. Ci dà veramente giù, eh? Poi qui abbiamo le pannine per macchiare il caffè. Giustamente. Questa è una cosa puramente. Esatto. Qui abbiamo dei cioccolatini che io mettevo sui caffè a Natale. Quindi facevo la panna. Sai che ce ne sono tanti ancora. Che so, io credo ce n'avevo 40 scatole. Vai, andiamo. Ecco qua. Qui ci sono tutti gli sciroppi. Ma che alzatina. Paletta. Ti posso dire, l'alzatina è una scelta. Magnifica. No, allora abbiamo cioccolato. Ah, qui vi dico una cosa. Stanno arrivando le etichette nuove. Perché queste qui della Sparenti. Ma da quanto stiamo dicendo che arrivano le etichette? Sono arrivate oggi al negozio, quindi domani vado a prendere. Abbiamo vaniglia, nocciola, caramello e cioccolato sotto. Poi latte di mandorla, cioccolato bianco, caramello salato e cocco. Fa la domanda seriamente. Poi qua ci stanno dei bicchieri, di cose. Qui abbiamo i toppi. Perché ovviamente caramello, cioccolato e pistacchio. Dimmi se potete lavorare in un negozio di cialda. Signora, io le consiglierei una cialda base normale. Dopodiché l'aromatizzerei con degli sciroppi, ovvero tutti i gusti che le ho elencato prima, ma sono qui disponibile a elencarli insomma di nuovo. Grazie, ma che carina. Vai, parti con normale, sì. Ok, perché almeno senza aromatizzare già ho il caffè. No.
E poi il gusto devi scegliere te, nel senso che ne so, vaniglia ti dico che è il classico sapore tipo di Starbucks, quella vaniglia. E allora cioccolato bianco sa proprio di cioccolato bianco, cioè nel senso tu lo è troppo forte. No, senti proprio il vero cioccolato, cioè io proverei il cioccolato bianco perché lo prende sempre la vaniglia di solito, capito? Okay. Allora, questi sono i nostri prodotti finiti. Le panne sono proprio, cioè, come mi sento esattamente? Letteralmente così, un po'. Si sono un po' fuori, un po' smosciata, un po' addentrata, così. Però ora c'è il taste test. Allora, io ho fatto che era cioccolato bianco e pistacchio, giusto? Sì. Oh, buonissimo, non è troppo dolce però. Avevo paura visto che la Julie fa sempre le cose. Mia? Hai un futuro, bravo. Madonna mia, buonissimo. Ma si sente il cioccolato bianco? Non tanto, perché ci ha messo il pistacchio. Un po'. La prima volta che è venuta l'aria qui a casa mia, tipo 10 anni fa, saranno, io gli ho fatto proprio un cappuccino a lei e Giorgia, c'era pure tua sorella, che tu eri venuta apposta per i miei cappuccini perché vedevi che io facevo sempre quei cappuccini speciali, lo ricordi? All'epoca non c'avevo ancora sciroppi, cose, niente, però tu eri venuta apposta per bere questo cappuccino, che io mi ricordo che l'avevo tutto montato, tutto schiumoso, e eravate rimaste tipo super contente sia te che Giorgia. Sì, lo sai perché? Perché poi a casa mia non si usava il latte intero, invece io usavo sempre latte intero. Quindi si sentiva che era un latte tipo proprio godurioso, capito? E quindi è niente. Così è nata la situazione. Così, non sto a ritardo. Tornata a casa, odio questo fatto di non avere la macchina, perché appunto mi devo poi far riportare, insomma, cavoli e cose. Mi faccio la doccia, poi vado giù a preparare la cena, anche se in teoria non c'è tantissimo da preparare. Cioè, dovrei fare le verdure, ma vediamo cosa uscirà fuori. Poi ho messo la ciotolina nuova qui con l'acqua, perché l'altra era veramente disastrata. Ho selezionato qualcosa di quello che potete trovare sul mio account di Vinted. Ci sono tantissime cose anche di Colourpop, così potete anche voi provare il brand senza pagare la dogana. Ieri abbiamo fatto una spesina. Ho preso il prosciutto crudo che mi sono fatta tagliare al banco, quindi mangerò quello con la mozzarella. Ecco la cena, insalata, gallettine, mozzarelline e prosciutto. Finito di mangiare, ora andiamo giù a vedere Masterchef subito. Però ci tenevo a dire una cosa, perché anche sto notando tramite le storie che ovviamente ho messo oggi insieme a Giulia, mi stanno arrivando questo tipo di messaggi. Tutti che mi scrivono: oh Ila, finalmente tu e Giulia insieme, pensavo aveste litigato, cosa era successo, cosa non era successo, bla 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 bla. Allora ragazzi, voi dovete sapere una cosa, che penso insomma chiunque con un cervello possa capire: il web, i social, quello che facciamo vedere, non è sempre quello che succede poi realmente, il positivo o il negativo. Se io e Giulia non avevamo fatto vedere che eravamo insieme, che appena sono tornata, non lo so, ci siamo abbracciate, viste e cose, è perché non volevamo farlo vedere. Quello che abbiamo sempre detto io e Giulia è: perché mai dovremmo litigare? Cioè io e lei non troviamo neanche un argomento per il quale potremmo mai litigare nella vita, quindi figuratevi, siamo migliori amiche da ormai penso una decina d'anni, quindi tranquilli, tutto a posto, sereno e come sempre. Oggi appunto, col fatto che stavo anche vloggando, ve l'ho fatta vedere, però assolutamente ci siamo già viste. Comunque dopo Masterchef poi andrò a dormire, che sicuramente si farà già tardi. Domani mi faccio prestare la macchina da nonnina e me ne vado a pranzo fuori. Buongiorno, sono le 11:15, mi sto preparando per uscire. Nel mentre stavo mettendo le box, perché alla fine ho deciso di fare delle mystery box su Vinted, così almeno non c'è problema la spedizione e tutto, ci pensa il sito, io stampo le etichette e via. Ragazzi, non ho fatto in tempo a mettere l'annuncio letteralmente su Instagram che avete finito tutte le box, quindi io vi ho detto che vi lasciavo il link qua adesso sotto il video, ma penso non troverete più nulla, quindi chi è riuscito a prenderle bene. Non pensavo veramente tutto questo accanimento. Quindi stasera avrò il mio bel da fare poi con tutte queste box, perché finora ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 box. Credo ne farò una quarantina più o meno, che altrimenti impazzisco. Quindi appunto adesso mi do questa sistemata. In realtà non farò insomma niente di che, farò il mio signature makeup come al solito. Tra l'altro stamattina è uscita anche la canzone di Jimin, insomma la collab, quindi mi sto ascoltando quella questa mattina. Vi giuro che voce c'ha questo ragazzo, assurda. E poi appunto ce ne andiamo a pranzo fuori. Ecco qua il make up, ormai ci metto sempre di meno a farlo. Mannaggia a me che c'ho la vertigine su questa parte, vorrei tanto sarebbe più carina
così. Quindi mi vesto e poi siamo pronti. Ok, ho guidato fino alla metro, non ho nessun trauma apparentemente, quindi molto bene. Ora vado, faccio il bigliettino. Sono contenta in realtà che mi sia presa in questo modo, e appunto io non avrei problemi a guidare anche una macchina che non è mia, che comunque è un po' difficoltoso. Sono uscita al Re di Roma, ora aspetto Cri che arriva. Oggi strano, davvero sono arrivata prima io. Comunque c'era uno che aveva la bici in metro. Cioè ragazzi, io questi giorni mi devo ovattare in una stanza piena di pluriball. Cioè mi è cascata la bici di questo tizio sulla gamba, e vi giuro non ho parole. Neanche questa volta questo mi ha chiesto scusa. Io veramente non so più a quale santo affidarmi. Che tra l'altro oggi è anche il mio onomastico. Non penso mi porti chissà quale fortuna. Siamo arrivati al ristorante. Dopo faccio vedere un po' quanto è carinello. Faccio vedere un po' il menù. Ma insomma ci sono le nostre cosine preferite. I bimba. Pochi. Ci sono i pagion, che sono i pancake, pollo fritto. Poi ci dovrebbero essere, esatto, zuppe, japchae, jajangmyeon. Eccola. Oggi c'è pure la congiuntivite. Che cos'è congiuntivite, presumo? Allora, sono portato qui ben 10 tteokbokki. Qui si è preso il suo solito pizza. Ora proprio questo. Ravioli fritti. E questi al vapore. Ora vi diciamo com'è poi. Anzi, ce l'ho in diretta, no? Se ti piace. Ti piace? Quello tuo con la spot che ti piace tanto. Allora, questo era il posto comunque. Mi piace sempre di più i giochi a Roma, se vi devo consigliare. Però anche questo non è male. Credo che avevi detto 7. Sì, che dai. Abbiamo fatto anche su TikTok. Qua stiamo impazzendo. Come Ripeto, un 7. Vabbè, niente, a cui vedete. Cioè, se volete mangiare il vero coreano, andate in Corea. No, niente però di così sconvolgente, insomma, nella meglio. Sì, magari dovevamo provare qualcosa di più, perché prendiamo sempre queste cose. Per me il bibimbap mi piace, quindi... Però da quello, da quello si capisce tanto, effettivamente. Abbiamo dovuto mettere in un modo un po' strano, quindi c'è questa ripresa un po' dal basso. Comunque, volevo farvi vedere anche cosa mi ha regalato Cree. Questo bellissimo cuscino per l'aereo in memory foam. Cioè, non ce l'ho mai avuto quello in memory foam. Guardate che figata. È morbidissimo. Di Kuromi. Cioè, quindi lilla, Kuromi. Cioè, voi vi immaginate il prossimo viaggio dove verrà utilizzato? No, perché ancora non si sa. Ora, torno a casa così inizio a fare le box di quelle che avete preso su Vinted o chi è riuscito comunque a prendere. Mi spiace solo di non riuscire ad accontentare tutti con questa cosa delle box. Però insomma capite che le cose sono quelle che sono. E magari più avanti, se dovesse ricapitare, ci organizzeremo sicuramente in modo migliore. Sembra sia scoppiata una bomba in questa camera, ma sto appunto cercando di dividere tutto per pacchettini. Qua ci sono tutti i vari fogli stampati. Ancora mi sono struccata, come vedete sono rimasta così. Adesso vado a preparare la pappina per i cani. Mia madre non c'è a cena, quindi devo pensare a mio padre. Però vi giuro quanto mi piace questa base di oggi. Tantissimo. Infatti guardate, tornerei in Corea soltanto per riprendere questo. Cioè questo cushion qua, che è quello della truccatrice coreana, penso una delle più famose, è veramente il mio preferito. Vi faccio leggere anche dietro. Se lo trovate questo prendetelo, perché è bellissimo, vi giuro. È il più bello che ho provato, e ne ho provati tanti di cushion. E questo in più l'avevo comprato, aveva anche la ricarichina. Ma proprio bello. Cioè guardate che bell'effetto, e coprente al punto giusto. Ho scordato di registrare un'ultima parte per questo video. Comunque vi mando un bacio grande. Ci vediamo nei prossimi. Mua.